Bella ragazzi, tutti del Comendone Veneziano FIFA World Cup, Russia 2018, gara 3, Uruguay-Russia, Fioi. Dobbiamo assolutamente vincere a Samara Stadium, uno dei più belli del mondiale. Solo con la vittoria passiamo il turno. Siamo in casa, anche se l'Uruguay è forte. Si è parlato Possiamo solo di farcela. questa Gioca il partita nei Coco al giorni posto di scorsi. Smelov, Ci siamo, Smurov, squadra Smurov, non mi pronta a ricordo più. partire. Squadra Non mi pronta a ricordo più partire. comunque Siamo Smurov, in l'unico posizione di uomo che ha fatto due ricarica gol per la finora. prima sfida Ce della l'hanno Samara rotto. Arena. Ma c'è il Coco Cocorin che ho amato tanto quando era giovane e poi però un po' Certo, bello calato. da vedere, ma Vai! soprattutto funzionale per una gara di calcio. Questo è il biglietto da visita della Samara Arena, Almeno non stadio che piove, dai. sorge nell'omonima Miranchuk. città e che oggi ci La ospita per stellina questo Golovin. match. Hai detto bene Pier, La stellina che bello tutti e vogliono. funzionale. Ne abbiamo Vai Coco, visti subito al di Coco. stadi moderni, ma Subito al con Coco. visibilità pessima nel Mamma campo. mia, la cosa Con questo brutta è che ho avuto molta italiano, sfortuna nelle in prime due partite, pochi ragazzi. passi Potevamo fare dalle regole minimo del 4 gioco. punti, invece ci hanno ribaltato sempre per gol Ecco fortunosi. la grafica che ci mostra subito la formazione dell'Uruguay. Potremmo Sono essere già riusciti ad quasi iniziarsi a un passati, ma caotico poteva 4-4-2, bastare un Werner pareggio, 4 e invece. ovviamente due Siamo punte qua a di Navas. Mi commentare sembra una il rischio scelta di uscire. oculata. L'allenatore evidentemente ritiene sia il modulo più adatto alle forze mandate in campo Buono. oggi. La grafica ci mostra la formazione di partenza della Russia. Molto bene. È un classico 3-5-2 per loro, senza Perfetto, grandi Miranchuk. evoluzioni. Schiera un Miranchuk. centrocampo particolarmente folto, almeno Miranchuk. sulla carta, anche se in realtà i Miranchuk. due Cosa fa esterni il Mira? più Per difensori rispetto. Samedov, Samedov, Siamo sempre abituati quella a giocare scelta. in mediana, che centrocampisti pure. Zobin. Non siamo fortunati. Aspettiamo un attimo prima di mettere l'offensiva. Formazione ospite oggi che potrebbe staccare il passo Cannibale per la fase Suarez per Edinson successiva. Cavani. Qualificazione a un passo, la FIA e i cori sono il sale, lo Bravi. Però spettacolo del mondiale. non stiamo Sotto giocando da questo punto Dio, di proprio per vista le due niente. tifoserie si Ecco stanno Miranchuk. Ma non ci arriva, c'è all'altezza Kassel. della No, ce la fa! situazione. Tutto Miranchuk! solo. Miranchuk la messa, errore di Casares, 1-0 Russia. Questa qui ora è un'analisi tattica Calma. perfetta. Beffato Casares, esplode la Samara Arena. Risultato che è cambiato, adesso la Russia è avanti. Pallone interessante di Suarez. Ci sono Occio, metri a disposizione. occio. Palla buona per Cavani. Ci sarà calcio d'angolo per l'Uruguay. Ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. E c'è il tiro. Tiro respinto dal difensore. Palla ancora in calcio d'angolo. Corner battuto in Occio. mezzo. Vessino! Gol di Vessino incredibile, Per 1-1. la rete meritatissima per come stanno giocando. È stata una sola squadra Ancora toccata prendiamo gol dopo l'1-0 e stata adesso è una brutta. beffa. Difficile che si accontentino a questo punto. Ultra offensiva e andiamo. Vincerla. Non ci credo. Hanno pareggiato dunque 1-1. Questa è una brutta botta. Caceres. Jimenez. Questa è una brutta botta, siamo fuori raga dei mondiali. Possono ripartire dopo. Pallone interessante. Devono... Ecco. E il pallone se ne va via. Attacco totale tanto. Suarez è solo. 4 Mettere minuti, che via si che andiamo, neanche non ha un'occasione. preso l'effetto desiderato, altrimenti sarebbe stato gol sicuro. Dai, proviamoci. Occhio all'azione russa. Dai Rausch. Dai Rausch. Rausch. Tiro che può valere il vantaggio. Gol! Non ci credo! Forse il Coco! No, la stellina Golovin, scusate. All'ultimo secondo. E questo gol pesantissimo, molto Parcheggiamo il bus. Sì, All'ultimo istante. All'ultimo istante. Ti prego fischia. Manca poco, può essere l'ultima chance per il pari. La stellina sì. Basta così. E vogliamo gli ottavi, non ci credo, che culo di merda. Che fortuna ragazzi. La stellina Golovin, la stellina Golovin. Passiamo come secondi, ma passiamo. Mamma mia, l'Arabia Saudita è incredibile, che sfiga. Ma okay, che se ne frega, siamo contro la Spagna, sarà quasi impossibile. Dai, raga, siamo contro la Spagna. Non... Secondo me il miracolo lo possiamo fare allo Znicky. Non so il perché me la sento. Si può fare, non è impossibile, non è più la Spagna di una volta. Che poi di una volta. Ciclo di drogati, dopati. Quello è. Nulla di più, nulla di meno. Partita da non perdere, atmosfera incredibile, Vai. pubblico che ha incitato la squadra David durante il Silva. riscaldamento.
Manca poco, con la Spagna che affronta la Russia. Tutto pronto per il calcio di... Possiamo andare, grazie. C'è tensione allo Zniki. Vai. Sono reduci da un successo in trasferta. Oggi no, non è in trasferta, amore, ma va bene. Per il 2-1 ottenuto nel turno precedente, sarebbe... E subito Samedov. Eccolo qua, 1-0, me lo vedo già, me lo vedo già. Vedo già le russe con le bocce fuori che esultano. Dai! Non ci credo, Rausch. Io provo subito, io provo a giocare così, vedo che gioco meglio, ragazzi. Vari la rischio, per carità del signore. Ma gioco meglio così. Voglio una russa a trazione anteriore. David Silva. Carvajal. Il mago Sergio Busquets, il simulatore Javi Martinez, il porco. Ecco Silva. No, Diego Costa. Mamma mia, subito Costa. Tira che odio. Pallone che finisce sul fondo. Inizio curioso. Pressing, pressiamoli. Si inizia a fare sul serio. Sono rimasti in 16 a giocarsi la possibilità di andare. Stai calmo, Pardo, sta calmo. Stira sentitissima da ambo le parti. E non potrebbe Samedo essere altrimenti, Pier. Il loro sogno mondiale passa da qui. Vincere per alimentare Same, ancora Same, Same scatenato oggi. Titolo, sanno che un match da dentro. Dai! Fuori. Ma vaffanculo. Che scivola a fondo campo. Ah, neanche angolo, bene. Sergio Busquets. Proviamo a fare equilibrata adesso perché stiamo soffrendo troppo. Allora interessante. 0-0, la stiamo tenendo ma veramente a fatica. C'è cambio dunque nella Russia. Si prova, ma una scivolata degna del peggior. Sale Thiago. Bonera. Bravo, questa è buona. Beh, uno dei nostri, niente. Stiamo schiacciando. Isco. Occhio al possesso. Stanno schiacciando, raga, questa forse è nostra. No. Pallone che finisce in fallo laterale. Jordi Alba. Guarda, però veramente tutti i rimpalli sono loro, fuori gioco. Mamma, quinto palo della squarto, palo della Spagna. Qualcuno ci vuole bene. Quarto palo della Spagna, tutti nel secondo tempo. C'è il tocco corto. Mamma mia, non, beh, penso sia un po' rubata se la vinciamo, però calcio è bello perché è variato. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. No, no, non tocchiamo più palla, raga. Rodrigo. Sbaglia, sì, però tutti i rimpalli sempre a favore, però, eh. Basta, basta, Dio Cristo. Cioè, sempre a loro arriva, va bene. Va bene. Sono le cose che odio queste, raga. È un brutto po' nervosa qua la Russia. Prende provvedimenti. Non è finita. Possiamo toccare una palla, grazie. Zagoyev. Siamo schiacciatissimi, raga. 71esimo. Mille pali della Spagna. Queste gol. Mamma mia. Qualcuno ci ama. Palla toccata corta. Sarebbe quanto bello sarebbe farli così. Mette in mezzo con questo pallone. Sì, comunque veramente non posso fare niente, mi sembra un po' scriptata adesso perché non riesco a toccare palla. Tiro dalla bandierina corto. È vero che ho fortuna, però veramente non tocco più palla, raga, secondo tempo. Portiere. Con i pugni a lottare. Permettimi di incorniciare. Grandi riflessi, blocca il pallone stavolta. E adesso li beffiamo, sull'unica azione li beffiamo adesso. Me la sento, eccola qua. Tre minuti alla fine della partita. Non ci credo. Che non era certo tra i più precisi questo. Niente, non ne passa mezzo però, eh. Avanza qui la Spagna. Zobnin. Proviamoci. Ci saranno da recuperare 3 minuti. Questa è passata. Del quarto uomo. Niente, non me ne passa uno in attacco, però. Carvajal. Che fatica, raga. Che fatica la vita da bomber supplementare. Supplementari. Vai.
Adesso la Spagna ha fatto lo sforzo massimo, li massacriamo. Ora è roba nostra. Attenzione Samedov. Ecco la colazione che vogliamo. Senza problemi qui il portiere. Però almeno ci facciamo vedere un attimo perché... Vai. Erokin. Miranchuk. Cerca la rete. Mamma mia, finalmente vedi che la Spagna è stanca. Ce li freghiamo, adesso. Splendido intervento. Jordi Alba. Però sono stati fortunati 4 pali minimo della Spagna, se ne conto io 4 mi sembrano. 4 o 5. Occhio al possesso spagnolo. No! Zagoyer. Equilibrata che è meglio, va. Buono il dive by. Dai, stiamo trovando me. Oddio. Oddio. Miranchuk. Opportunità. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Hanno fatto davvero poco poco finora per meritarsi questo gol. Mi aspetto un indietro. Non è vero. Non so come ha fatto quella palla a girare così, ma non è vero. Non è fottutamente vero. Ci saranno 2 minuti di recupero. Non è vero. Attenzione a Jordi Alba. Non è vero. Non è vero, infatti, non è vero, non è vero. Non è... Davide Silva! C'è tutto il loro orgoglio. Un'altra traversa avevano preso. Che vale il pareggio, loro non mollano. Partita bellissima, troppo bella per essere vero. Penso che anche il pubblico, le tribune è quello a casa. Ci ho creduto per un attimo, lo ammetto. Siamo di nuovo. Finisce così. Ci ho creduto per un istante. Vedremo se una delle due squadre riuscirà. Hanno preso l'ennesima traversa. Secondo tempo supplementare. Sergio Ramos. Sono una botta al morale. Non c'è una giornata dura oggi per gli attaccanti avversari con un mastino come Sergio Ramos sulle loro tracce. Adesso la Spagna la vuole vincere prima dei rigori, giustamente. Il difensore spagnolo, il fisico e una buona tecnica di base lo rendono un ostacolo spesso insormontabile. Bravissimo Miranchuk. Spagna che recupera il pallone. Palla lunga per David Silva. Buono l'intervento del difensore che sta. Zobnin. Che sono stanchi anche loro, però oddio. Rausch possibile crossare. Non ci credo, ma no, devo fare un'altra roba, devo fare. Non rischiate davvero grosso qui. Rigori è dura però. Mancano 5 minuti alla fine dei supplementari. Buona l'intuizione qui. Oddio. L'azione non è ancora finita. No, ma non sarà mai così. Prova a calciare. Gol! Incredibile! Incredibile. Miranchuk la segna. Parcheggiamo il bus. Thiago Alcantara. Siamo negli ultimi 120 secondi dei supplementari. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Si giocherà ancora per 2 minuti. Non è vero. Fischia arbitro. Non è fottutamente non vero. Lo vogliono almeno il pari. C'è! Siamo ai quarti. Chiude dunque anche il secondo tempo supplementare. Siamo ai quarti, incredibile. Siamo ai quarti, incredibile. 21 tiri a 5, l'ho beffata. Ho beffato tutti. Li ho beffati tutti. Essere l'Argentina, altro scoglio impossibile, ma siamo ai quarti. Raga, sono tra il comandone veneziano. Ciao!